ragazzi, lo vuoi dire tu? Sì. Ok. In questo video giocheremo barra, anzi. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao ragazzi! No, devo... Okay. Cioè, sulla schiena, vai. Mamma, la non affoghiamola! Mamma! Ecco, Emily. Così. Così. Dove, come la mettiamo? Così. Ecco. Vabbè. Aspetta, la tengo io. Aiuto! Ah, aiuto! Ehi, scusa. E invece Kiro c'ha l'asma. Kiro, ok? Tutto ok? Guarda, hanno anche aggiunto più spazio. No, aspetta, voglio... Insomma, Lissa, che ne pensi di questo progetto? Questa volta non abbiamo fatto una bambola, ma una scarpa. Ti piacciono? Sì, io le adoro. Sono colorate, comode e gioiose. Ma perché ma non perché è gioiosa? Ecco qua. Ok, adesso facciamo... Ah, la paperella. È giusto. Che non galleggia. Bonk. Vabbè. Okay. La paperella che non ha voglia di vivere. Va bene, io proverei... Dai, stacca un pezzettino di sapone. Che senso stacca? Quello si rompe un pezzettino alla volta. Se no lasciamo perdere il sapone. Ok, io inizio così. Allora, io che sono perfida, invece di metterlo accanto alla tua, che poi ti renderei le cose troppo facili, lo metto già così. Facciamo subito salire questa cosa. Ah, ma hai tirato il dado? Oddio, è vero, l'ho preso a caso. Ma che cosa faccio? Aspetta, vediamo se esce brick. Allora, facciamo che lo tiro, faccio uscire quello. Tiro il dado. È uscito Brick Game, perciò posso mettere quello che voglio. Prendi questo? No, e poi faccio che lo faccio. Fai finta di prenderlo e poi metti direttamente. Non è che si è visto che c'ero già. Che fai tutta bella spaparacchiata qui sul divano? Ricominciamo. Sentiamo. Non l'hai spruzzato sul divano? Sì, infatti. Vediamo se gradisce. Dai, che schifo! Dai, ma che schifo, Alissa! Non sei capace di fare la mamma! E come li attacchi? Servirebbe un po' di patafix. Ah, cioè... li infiliamo direttamente, no? Ah, geniale! Solo che ci metti 2 anni. No, aspetta. Dai, cosa pensi? No, Alissa, dubito che ce la puoi fare. Meglio con un pezzetto di scotch! Mi dispiace, sei poco realistica. Però faremo qualcosa anche con te, promesso. Ti porteremo al centro adozioni. No. Quanto è cattiva lì soldi. Questo cos'è? Cioè, era così estetic questo ventilatore. Adesso sembra uscito da un bagno pubblico. Aspetta, questi sono troppo in basso. Come l'hai messo questo? Ce l'hai girato tutto intorno. Ah, ok, no. Ah, perché c'ho sto trucco? Tutto sfavato. Mamma, ti ricordi? Ma sei una fata. Sì, ma non lo dire a nessuno. Papà è una fata. Ecco, questa è una storia vera che sta raccontando Alissa. Qualche giorno fa stavo camminando in giro per strada. Una bambina che era in braccio alla mamma mi guarda e mi chiede: ma tu sei una fata? Io dico sì, ma non lo dire a nessuno. E lei un secondo dopo: papà è una fata. Ah, sono i ciliegie. Pantaloncini messi e ora il vestito. Ti piace? No. Mentre questa rappresenta... Sì, dico rappresenta però. Okay. No, racchiude? Boh. Rappresenta meglio. 4, la... 1, 2, 3. Strisce. 1, 2, 3. La... Solo stri! Ma non è finita qui. 4, dai! Stavo per dire la strisciata. Lo vuoi far salire proprio in fretta, eh? E allora va bene, no, io adesso lo metto qui. Va bene. Ah, ma è tirato. Oh.
basta, non voglio fare più questo gioco. Allora, quindi Alissa, in questo video leggeremo questo libro. Non in questo libro, in questo video. Aspetta, che ho detto? Libro o video? Libro. Ho sbagliato. No, non funziona. Perché, allora... 5! Oh, hai detto un video 3. Insieme. Esatto, perché sto riprendendo solo te. Solo 5. E arriviamo al... Sono abbastanza per costruire. Scusate che mi sono impappinata. Scusate. Ferma. Che ho? Ho qualcosa sulla testa. Ah! Jennifer decise che il modo migliore per inaugurare. Aspetta. Jennifer decise che il nuovo. Tu sei un pesce, in questo momento sei infastidita perché ti ho scritto che sei un pesce infastidito e quindi sei un pesce infastidito. Quindi è una profezia che si autoavvera? Sì. Dovrebbe essere una specie di rompicapo e già a me si rompe il capo, nel senso che proprio mi innervosisce quando mettono queste etichette sopra l'immagine. Che non si leva. Non si leva, che poi se noi proviamo a levare, ci abbiamo provato, vedi, si rimane mezzo... appiccicato lì. E allora vabbè, teniamolo così. Iniziamo subito con una... No, vabbè, non si sa. Ah, forse dalla porta. Quando abbiamo iniziato la partita ho cambiato 3 posti in cui lanciare il dado. Ho iniziato con quelle cose che scoppiavano. Poi sono passata a questo coperchio, però era di un altro gioco, non vi volevo confondere. E adesso ho preso la scatolina che mi ha fatto Alissa per la festa della mamma. Che ne pensi di questo gioco? Ci paro con la gna gna gna. Poi la faccia, tu non puoi capire che faccia che hai fatto. Cioè, tipo disgustata dalla vita. No! Dentro il sugo di pomodoro, cioè quello che poi ci condisci la pasta, diventa più buono. Buono. Ci proviamo? No. E visto che hanno... No, un gatto di metallo che farà qualcosa, se può. No, secondo me è tipo una scultura. No, no, fa qualcosa. Ma che vuoi che faccia? È un coso di ferro fatto con i chiodi. Però per me qualcosa farà. Sì, ti fa venire il tetano se ti tagli. Mettiamolo qua. E quelli dei pantaloncini, oh che carini, molto British. Sì, e guarda, manca la tasca. Utile. Per metterci le gomme. Finta. Ma come finta? Non c'è niente. Per metterci i soldi finti. È vero. Perché cioè hanno pure messo la zip. Sì. Che spreco.